Noi abbiamo cominciato come sezione adriatica per diversi motivi. Il primo motivo era che erano molto pochi i volenterosi che hanno fondato la sezione e c'erano i nostri colleghi dall'altro lato dell'Adriatico che avevano bisogno di essere seguiti. Dopodiché, evidentemente, la sezione adriatica non aveva più senso tenere quel nome ed è diventata sezione italiana. Ricordo che quegli anni, che erano i primi anni 90, sono stati proprio il decollo della Italian Section a livello internazionale. Dal 92 al 94 facevo il membership chairman. Io ero presidente nel 97. Sono stato l'ultimo presidente della SPE Adriatic Section e il primo della SPE Italian Section. In quel periodo abbiamo organizzato anche l'Europec ed è stata l'Europec più visitata di tutte le altre fatte finora, con 750 delegati che venivano non solo dall'Europa ma anche dal Medio Oriente. Io sono stato coinvolto nel vivo delle attività del board della sezione, diciamo all'inizio degli anni 2000. La SPE l'ho conosciuta prima di tutto all'estero. Quando poi venni in Italia mi venne chiesto di presiedere la SPE. Ero responsabile dell'Italia, era un'occasione per rispondere anche delle esigenze che stavano nascendo dal territorio. Mi ricordo che un pomeriggio il nostro capo comune, che era un personaggio di notevole energia, entrò. Con grande foga cominciò a dire: chi di voi qui in sala non è iscritto all'SPE alzi la mano. E mi ricordo che io, come qualcun altro, abbiamo dovuto alzare la mano. Bene, dice, allora entro domani vi iscriverete. E allora nacque l'idea di presentare al pubblico un libro che chiamavamo The Green Book, il libro verde, proprio per l'idea che raccoglieva tutte le tecnologie che prestavano l'attenzione all'ambiente. E la SPE ha risposto positivamente. La cosa fondamentale che dà continuità a tutta l'esperienza della Italian Section in questi 30 anni è l'entusiasmo. Ricordo l'inizio della nostra sezione, quando da 4-5 personaggi siamo passati a essere una decina, 15, e questo entusiasmo praticamente ci ha accompagnato sempre fino ad oggi. Una cosa che ricordo di quel periodo era tutto impostato sulla locandina. Io, per esempio, non mi vergogno di dire che ho fatto decine di volte tutti i piani del quinto palazzo uffici o dei laboratori per andare ad attaccare locandine al momento opportuno. Beh, comunque la cosa funzionava perché la gente veniva. All'inizio, quando abbiamo pensato che dovevamo fare una newsletter, qualcosa che potesse darci la possibilità di comunicare con i nostri membri più efficacemente, ovviamente l'idea era quella di fare un bollettino in italiano. Un bollettino che riassume e dà corpo all'attività tecnica, ma non solo tecnica, anche organizzativa degli eventi. Poi naturalmente abbiamo deciso di farlo in inglese, che è la cosa più giusta, e quello fu anche un'altra svolta. La sezione italiana rispetto ad altre sezioni nell'Europa continentale ha un forte gruppo di giovani, di young professional. Ci fa onore pensare che tutto questo è partito dall'Italia. Noi siamo stati gli sperimentatori iniziali, siamo partiti dal 1999. Non è un caso che il primo grosso workshop di 3 giorni mondiale degli Young Professional è stato deciso di farlo a Stresa. Se si vuole che i propri giovani crescano più velocemente possibile, dobbiamo spingerli, motivarli a confrontarsi a livello internazionale con i migliori. E questo è quello che dà la SPE. Questo, secondo me, è la cosa più importante. La SPE è un'organizzazione che dà una grande soddisfazione professionale. Io sono andato in pensione 1 anno e mezzo fa. Vi assicuro che, data la mia esperienza così, 3-4 società sono venute a cercarmi, a chiedermi di collaborare con loro, di aiutarli, eccetera. Ho detto tutte di no. L'unico lavoro che sto facendo ancora con un certo impegno è il volontariato per l'SPE, che non ho mai lasciato.
Questo vi dice quanto sia importante per me. La SPE va vista come uno strumento di manutenzione del sapere. A livello personale mi ha dato la possibilità di toccare con mano l'entusiasmo e la passione che viene posta in questo lavoro. La SPE è un moltiplicatore di ricompensa. Ti dà 100 per uno che metti. Se tu metti 5, ti dà 500. Se metti 10, ti dà 1000. Se metti 0, ti dà 0. Questo, per chi ha passione nel lavoro, è il massimo. È un motore eccezionale per la crescita personale e professionale. Auguro alla SPE tanta fortuna e un futuro veramente brillante.